Sindaco Enzo Caragliano, da oggi Paolo Emanuele entra nella sua giunta, questo avvicendamento all'interno del megafono e tutto sommato il megafono resta nella sua maggioranza, insomma alcuni obiettivi politico-amministrativi sono stati raggiunti. Sì, noi siamo abituati a mantenere gli impegni presi, soprattutto anche nella continuità. Oggi c'è un ruolo che va riconosciuto a questa compagine, che è quello che ricoprono il governatore della Sicilia, il suo massimo organo, il suo massimo esponente. Quindi in questa collaborazione fattiva che già abbiamo intrapreso per gli anni passati, che c'è stata anche foriera di realizzazione di grosso impegno, continuiamo, perché è giusto che qualsiasi amministrazione deve avere un rapporto visibile, contingente, fattibile con l'amministrazione che oggi regge il governo, sia a livello regionale che a livello nazionale. E in questo ci siamo spesi sempre in questo senso. Paolo è un arricchimento, ma soprattutto è nella continuità del lavoro svolto con un modo diligente, fattivo, manente e permanente per quello che è stato il ritorno del nostro sociale dall'assessore Antonio Di Giovanni, professore di cui mi sono arricchito, con cui sicuramente ho fatto un bel percorso e abbiamo realizzato tante cose. Quindi un ringraziamento fattivo nei confronti di Antonio, dicendo che deve stare sempre vicino a questa amministrazione, e a Paolo un augurio sicuramente di grossi risultati e grossi ritorni per questo ente. Paolo Emanuele oggi, da oggi assessore del Comune di Riposto, possiamo dire che hai vinto su tutta la linea, Paola, hai difeso il posto del megafono in giunta, mantieni la doppia carica e da lunedì sarai operativa nella giunta Caragliano. Sì, assolutamente sì, e veramente di questo ringrazio sia la caparbietà che mi caratterizza, perché veramente ci sono stati momenti duri in cui non è stato facile affrontare tutto quello che ho affrontato, però sono qui, lo è rimasto Antonio fino insomma all'ultimo, e io ne sono orgogliosa e adesso mi appresto a svolgere questo ruolo che sicuramente ovviamente cercherò di ottemperare nel migliore delle mie capacità, nel migliore dei modi e meglio che posso. Intanto si ricomincia dalle deleghe di Giovanni, quali obiettivi e quali percorsi vuoi subito raggiungere nei prossimi settimane? Qual è la priorità che ti dai da assessore? Ma guarda, propriamente di obiettivi al momento io mi riserverei di parlarne in un secondo momento, vorrei un attimino conoscere lo stato degli atti, vedere cosa ha maggiore priorità rispetto ad altro. Sicuramente una materia che si dovrà riprendere, perché da tanto anche in consiglio che non ne sento parlare, è quella del porto, poi c'è la grandissima questione dei rifiuti, adesso partirà il servizio, per cui anche per questo, perché questa delega ovviamente io la condivido, condivido con il collega consigliere Francesco Grasso, e quindi vedremo di adoperarci anche a collaborare con la ditta al fine di poter mettere i nostri concittadini, insomma, di poter metterli al corrente di quello che succederà e di quello che si verificherà a breve a Riposto in tal senso.